Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Amnesia Live. Nuovo video ragazzi, oggi torniamo a parlare di tappetini per mouse, vedremo i migliori secondo Amnesia e li vedremo al microscopio e parleremo anche di prezzi. Prima di cominciare voglio ringraziarvi ragazzi perché questo video è stato realizzato grazie al fatto che complice Warzone 2 e pensate le ranked in arrivo sulla stagione 20 di Destiny 2 abbiamo ripreso alla grandissima con i coaching e con le configurazioni. PC. Parte dei soldi che abbiamo guadagnato li abbiamo investiti nelle ultime tecnologie. Avete realizzato il mio sogno, ragazzi. Sono riuscito a comprare quasi tutti i migliori pads attualmente in circolazione. Così da poter fare questo video e parlare anche di prezzi, perché come vedrete partiremo da 20 euro fino ad arrivare a più di 120 euro per un singolo tappetino. Come potete vedere qui, attualmente sto utilizzando l'Artisan, gli altri sono di là. Ma chi mi segue in live, vi invito a seguirmi su Twitch ogni giorno in live alle 21, sa che ogni 7 giorni a me piace cambiare mouse e tappetino per non abituarci mai allo stesso sensore o alla stessa superficie, pur mantenendo la stessa identica sense in tutti i giochi. Secondo la mia esperienza, si dividono in pad classici, solitamente lenti, ok? Quindi mousepad lenti per sense altrettanto lente. Da lì a salire, molto spesso da lì a salire anche col prezzo, ho notato che sono tutti abbastanza speed, quindi la tecnologia sta virando verso delle superfici il più scorrevoli possibile. E allora qual è l'obiettivo? Qual è la differenza tra un pad comunque high-end ma old school e un pad new school? Secondo la mia esperienza è meglio virare su una superficie che sia il più veloce possibile in modo tale da poter abbassare la sense il più possibile. Da qui ne esce un connubio perfetto tra velocità, controllo e precisione, tutto allo stesso tempo. Stiamo virando anche verso materiali molto molto resistenti, ve ne cito alcuni: il vetro e la cordura. Non basta dotarsi delle ultime tecnologie perché è come passare da una city car a una Ferrari, ok? Cioè noi percepiamo che la macchina è più potente e più veloce, ma non sappiamo sfruttarla al meglio. La cosa fondamentale da sapere per chi vuole comprare un pad che io chiamo pad sperimentali, quindi come il vetro o la cordura, è obbligatorio dotarsi di un mouse che sia high-end. Più il sensore è sofisticato e quindi aumenta il numero di superfici compatibili, come per esempio questo qui, che è il mio ultimo acquisto. Ne abbiamo parlato in un video esattamente come questo, ma parlando di mouse. Questo è un mouse che ha, per esempio, la compatibilità sulla superficie del vetro certificata. Altrimenti, beh, altrimenti passano una cinquantina, una quarantina, pensate una ventiseina di euro, ok, con un pad di 20 euro e non avete ben nulla da invidiare ad una Skerz, ad un Morride, ad un Power. Perché se avete la passione, volete qualcosa in più o semplicemente avete soldi da spendere e vi piace sperimentare, beh, a quel punto parte tutta una ricerca per quanto riguarda, per esempio, il sensore del mouse, la forma del mouse che ci permette di avere il nostro grip personale. E quindi parte tutta una ricerca che non può non passare dal comprare diversi mouse e provarli. Idem per i tappetini, perché da lì parte la ricerca della nostra superficie ideale, lana di vetro, ceramica, porcellana, cordura e così via. Quello che vedete è un pad, un tappetino della Steel Series, è il pad più usato dai giocatori di Counter-Strike. Per chi lo ha giocato sa a cosa mi riferisco. Con l'aumentare del prezzo, e tra poco lo andremo a vedere, ci spostiamo già su qualcosa che è un po' diverso, che sono tutti messi in scala di prezzo. Qui, per esempio, possiamo vedere un tappetino che è fatto di polimeri plastici vegetali. Parliamo adesso del pad di jeans, che poi non è assolutamente fatto di jeans, ma è questo tappetino, quello che io ho sotto l'Artisan, che sbagliando ho comprato in versione tripla o quadrupla XL. Perché dico sbagliando? Perché dotarvi, anche che costa poco, che costa tantissimo, di un pad è enorme. Se siete alle prime armi non vi farà bene, perché farete delle bracciate enormi o delle polsate molto strette. Questo perché ve lo dico, ragazzi, perché vi illudete, vi cullate del fatto che avete tanto spazio e quindi potete usare la sense che volete e giocare come volete. Beh, questo è il terribile errore che ho fatto io e che quindi poi mi ha portato a migliorare una volta che mi sono dotato, per esempio,
dell'Artisan, perché ha una misura standard. Una misura standard con i mousepad di oggi è appunto un 40x50 cm, ok? Ma in passato si giocava con Counter-Strike, ad altri giochi competitivi online di qualche tempo fa, che so, Unreal Tournament, si riusciva a giocare, si giocava alla grandissima con pad che andavano dai 30-30 o ai 40-40, perché questo pad è fatto in cordura. Materiale cordura, ripeto, è quello che sentite, è come se fosse un jeans, e la cordura è un materiale assolutamente resistente, tant'è che viene utilizzato per fare, insieme al Kevlar, appunto i giubbotti dei motociclisti. Sappiate che sono cadute briciole, cicche infuocate su questo tappetino, e addirittura antifuoco, perché non lo potete macchiare, non lo potete bruciare, non lo potete strappare. Questo è della BenQ ed è la versione di cui io sono in possesso 2022. Questo è quello che io definisco, e non solo io, perché anche altri miei follower e ragazzi a cui ho fatto il coaching, a cui l'ho fatto comprare, convengono nella stessa opinione, perché questo pad è fatto letteralmente di lana. È un pad che è in tessuto, ma è in un tessuto lanoso, e man mano che lo utilizzate si crea una sorta di lanugine microscopica. È molto soft, molto comfort questo mousepad, è veramente spettacolare, e soprattutto se, come in tutti i mousepad che abbiamo visto finora e quelli che ancora andremo a vedere, vi dotate di questa, trovate il video sul canale dell'arm sleeve, ovvero della manica da gaming. Beh ragazzi, con questo volate. Ma come mai quel tappetino costa di più? Sarà solo la superficie? No, molto spesso è anche la schiuma che c'è sotto. In questa immagine possiamo vedere come lo strato ultimo appunto del BenQ Zowie sia in una schiuma chiamata ad alta densità, ok? Mentre man mano che andiamo a salire ci sono appunto questi buchi quasi a formaggio svizzero, ok? Apro una parentesi, tutti i pad che finora abbiamo visto sono tutti pad morbidi, ok? Che vuol dire morbido? Che io premo, ok, e affondo nel tappetino. Alcuni pro player o alcuni giocatori di FPS online vogliono il mousepad morbido perché in base alla situazione, flick o tracking, possono pressare col mouse sul pad in modo tale da aumentare o diminuire la velocità e quindi aumentare il controllo. Ovviamente io non lo consiglio, perché se prendete questa abitudine poi giocherete in questo modo su qualsiasi tappetino. E alcuni, avendo anche un prezzo non indifferente, sappiate che questo è più uno stile per chi lo fa per lavoro, cioè tornei, e se ne frega di rovinare il pad, l'importante è vincere $100,000, allora lì ha un senso, altrimenti lo consumerete molto prima. L'Artisan, tutti i pro player attualmente, soprattutto quelli di Warzone, ma anche su Valorant e anche altri giochi, Apex Legends per esempio, preferiscono la versione Yen Soft. Avete una velocità diversa sia da nord verso sud che da est verso ovest. Perché questo? Per quale motivo? Beh, molto semplice, perché da nord verso sud abbiamo bisogno di controllare il rinculo, mentre da est verso ovest abbiamo bisogno di fare flick o di traccare, e quindi di un pizzico di velocità in più. Chiudiamo con quello che è il tappetino che io ho più utilizzato in live, e chi mi segue lo sa bene, parliamo dello Skypad. Anche nel mio caso, e avendo provato da qualche giorno l'Artisan, lo Skypad rimane nel mio pad preferito. Guarda caso è anche il più costoso, e non solo ragazzi, sia su Reddit, che è il forum per eccellenza, sia nei video di diversi pro player, anche di Warzone, anche di Destiny 2 competitive in Valorant, che hanno provato sia lo Skypad che l'Artisan, che è il top del top dei tappetini in tessuto, alla fine vanno a preferire lo Skypad. E finalmente, tra l'altro, qui come potete vedere abbiamo il mouse che è appunto compatibile col vetro, quindi confermo, questa è ovviamente la mia opinione, che lo Skypad è il mio pad preferito. Stiamo parlando, per chi non lo sapesse, di un tappetino in vetro, e pare proprio che sia già uscita, non è Skypad, ma la versione aliena dello Skypad, perché è in vetro ma in lana di vetro. Chiusa parentesi, una volta che poi ci prendete l'abitudine, non è così veloce. Perché? Perché la sua superficie è sia opaca che satinata, ok? E quindi questo vi garantisce un controllo non indifferente. Il re
il re dei tappetini. Questo, nonostante Artisan, Skypad, eccetera, eccetera, questo rimane attualmente il re dei tappetini. E anche, guardate quanto costa, 20 euro. Parliamo di un 45x40. Andando a salire, non di qualità, ma solamente di prezzo, e sono tutti di alta gamma, ok? Non lasciatevi ingannare dal prezzo. Non vuol dire assolutamente niente il fatto che 20 contro 120. Tutti i tappetini di alta gamma, potete scegliere quello che volete. Compratevi quello che volete. Quello con cui vi trovate meglio. L'Aqua Control in questo caso è la versione Plus, ci va a spiegare appunto il connubio tra velocità e controllo, e questo è quello creato in polimeri plastici vegetali. Prezzo 34 euro, già questo però addirittura è 50x50. Passiamo adesso a quello di jeans, ragazzi. Ok, il prezzo è un pochettino più elevato, e anche questo si mantiene su standard professionistici, perché 40x40, ok? Quindi teniamo d'occhio anche bene le dimensioni in base allo spazio che noi abbiamo sulla nostra scrivania. 39x39, teniamo d'occhio anche lo spessore, che in questo caso è di 0,3 mm. BenQ Zoe Rock 2. Questo è il prezzo, diciamo, alto. Prezzo 62 euro, diciamolo subito, perché io l'ho preso 39 euro. Quindi, come potete vedere, questo tappetino adesso costa un po' di più. 47x39, quindi quasi 50x40, con uno spessore di 10 mm, quindi è abbastanza spesso. Versione del 2022. Passiamo adesso non solo all'Artisan, ma anche al sito in cui ho comprato l'Artisan. E non lasciatevi ingannare, non costa 64,90, costa 80 euro. Molto gettonato, anche perché è fatto in Giappone, è di importazione giapponese, ok? Viene prodotto solo in Giappone, quindi qualsiasi Artisan voi acquistate avete la certezza che magari è stoccato in Germania o in Svezia, da cui è partito il mio Artisan. Il mio Artisan è partito dalla Svezia, ragazzi, non ho altro da dirvi, importato dal Giappone. Un esperimento per scoprire se davvero il vostro pad è Speed, ok? O se voi preferite un pad Speed, e prendere un semplice fazzolettino, anche quello per gli occhiali, fare un angolino in questo modo e spingere in questo modo molto delicatamente, vedrete che il mouse si muove da solo. Quindi vi lascio immaginare di quanto potete abbassare la vostra assenza e allo stesso tempo della precisione che potete raggiungere. Una diversa velocità di scorrimento da nord verso sud e da est verso ovest. Chiudiamo con Skypad, che attualmente è anche sceso di prezzo. Io l'ho preso sui 120 e qualcosa euro, 123 euro, ad ogni modo lo troviamo a 108 euro. Attenzione, perché stiamo vedendo le dimensioni, 37x45, ok, è abbastanza grande, ma ad ogni modo stiamo vedendo la versione, tra l'altro XL, ok, che è quella che hanno tutti praticamente, ovviamente è di vetro, e la particolarità di questo pad è ultra speed, ma la cosa incredibile è che la sua superficie è opaca e satinata, ok? Questo ci conferisce una velocità infinita e una precisione altrettanto infinita. Abbiamo visto il meglio del meglio, la creme della creme. Non è finita qui, potremmo andare avanti per dei giorni, perché c'è quello in porcellana, in ceramica, in lana di vetro, ce ne sono veramente veramente tantissimi. Mi sembra di aver fatto capire abbastanza bene che basta un Logitech G502 di 40-50 euro e uno SteelSeries di 20 euro e potete diventare ricchi, potete diventare dei pro player, potete diventare dei famosissimi streamer, non avrete bisogno di altro. Ci vediamo al prossimo video, vi aspetto anche in privato per coaching, lezioni, configurazione PC. Vi aspetto in live ogni giorno su Twitch, ogni giorno alle 21, e mi raccomando, like, commento, iscrivetevi. Ciao.